Buongiorno, bentornati su Chianti Explore. Oggi abbiamo deciso di ammorbidire questa grigia giornata di settembre con un pranzo toscano. Siamo qui seduti davanti alla Vinosteria, questo piccolo ristorante fuori dal centro di Radda in Chianti, famoso per la sua gestione familiare e la preparazione di piatti espressi. L'artista che c'è dietro ai fornelli si chiama Francesca, entreremo a conoscerla e a provare le sue prelibatezze. Andiamo! Allora, siamo entrati alla Vinosteria, guardate il menù, molto carino. Aprendo il menù abbiamo scelto un po' di piatti, Vero. Lui dice vero e sì, poi è la mente, però vero e sì. Allora, socio che accanto prenderà crostone al lardo di colonnata con pomodori secchi e olio extravergine. Piatto intenso. Io, per non rimanere indietro, prenderò tagliere misto con salumi, formaggi e crostini. Te socio, li prendi? Anch'io non posso rimanere leggero, quindi prenderò crostini misti toscani e le costolette d'agnello alla scottatito, quindi alla brace. Nel menù sono tutti piatti toscani, siamo contentissimi, non vediamo l'ora che arrivino perché abbiamo una gran fame. Vero, soci? Vero! Aldo ci apre una bottiglia di barlettaio Chianti Classico, prodotto a Radda in Chianti. Ecco il ricco tagliere di Claudio. Ci sono anche i sottoli. Le mie coloratissime bruschette miste, finalmente diverse dal solito. Ed il pane bruscato con fette di lardo di colonnata. Come dico sempre, a tavola prima di tutto deve godere l'occhio. E qui ci siamo, una bellissima presentazione. Buon appetito! Poi il pollo fritto e le verdure. L'eccellente spezzatino di cinghiale della zona, con olive nere ed alloro. Infine le costolette di agnello alla brace, veramente tenere. Visto che abbiamo mangiato poco, Claudio ha preso anche il dessert, un cestino con frutta e sotto crema pasticcera. Come anticipato prima, siamo con la fautrice di questo splendore, questa bontà che è la Vinosteria, Francesca. Da dove nasce quest'idea? Niente, questa idea nasce da una piccola passione che ci avevo fin da piccina e mi ha portato a essere oggi qui. Sono autodidatta e il successo lo dà la semplicità. Nonostante così semplice, veramente vi dico che il suo livello in cucina è all'altezza di un grande chef. Noi usiamo materie prime di qualità, le selezioniamo, lavoriamo con piccoli produttori, sia dalla cantina del vino che ai prodotti che usiamo, le materie prime pulite. E si sente, perché è tutto buono, fresco ed espresso. Vi consigliamo di venire assolutamente alla Vinosteria, non potete passare per il Chianti e non provare questa piccola eccellenza. Alla prossima, grazie Francesca. Grazie a voi e a presto.